La Sicilia non è solvibile. Moody's declassa la regione in seconda fascia, considerando i suoi titoli derivati soggetti a un rischio di credito considerevole. La stessa sorte tocca a Campania, Lazio e Piemonte, ma è la prima volta che il declassamento non segue analogo giudizio sul paese Italia. Sul declassamento è polemica. Per l'assessore all'economia Luca Bianchi si tratta di un giudizio sul bilancio 2012, dunque da legare alle scelte del precedente governo. Caustico è il suo predecessore Gaetano Armao. Le agenzie di rating non si possono prendere in giro, dice. Il declassamento è frutto degli introiti fittizi iscritti a bilancio dal governo Crocetta. Associazione a delinquere ed evasione fiscale tornano a scattare le manette ai polsi di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo e teste nel processo per la trattativa Stato-mafia. L'ordine di cattura è stato emesso dalla Procura di Bologna. 17 ordinanze di custodia cautelare sono state notificate dalla polizia per un traffico di stupefacenti fra Catania, Napoli, Caserta, Modena, Perugia e la Spagna. Per i catanesi del gruppo l'accusa è aggravata dall'aver favorito il clan mafioso dei Cappello Buonaccorsi. Tonno rosso quasi scomparso dai banchi del mercato di Ballaro a Palermo durante i controlli eseguiti dai carabinieri del NAS insieme a polizia, capitaneria di porto e veterinari dell'ASP. La verifica dopo i casi di intossicazione alimentare degli ultimi giorni. Il tonno era stato ammassato in un magazzino fuori mano. Sequestrati 12 tonni interi, 2 le persone denunciate. Paura in galleria sull'autostrada Palermo-Catania, salvi per miracolo 23 ragazzi dell'Istituto Musicale Giovanni Verga di Modica che tornavano a casa. Il loro mezzo ha preso fuoco dentro la galleria di Tremonselli. Beni per un valore complessivo di 8 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia a 4 presunti mafiosi coinvolti nell'operazione Atropos dello scorso marzo. Ad essere raggiunti dal provvedimento sono stati Fabio Chiovaro, Giovanni Matina, Gaspare Bonura e Giovanni Seidita. 80.000 posti di lavoro persi fra diretti e indotto in 4 anni. L'edilizia al collasso chiede aiuto alla regione. Costruttori e sindacati insieme saranno in piazza il 31 maggio a Palermo, provenienti da tutta l'isola. C'è una speranza di risanamento per il Teatro Massimo di Palermo. È stato firmato l'accordo fra dirigenza e sindacati per il piano di rientro da 3.160.000 euro. Tagli a straordinari, indennità e premi di produzione dei dipendenti. Udienza papale per il cardinale di Palermo, Monsignor Paolo Romeo, che ha consegnato a Papa Francesco la medaglia commemorativa e una reliquia del beato Pino Puglisi. Un beato dei nostri giorni, ha detto il Papa, non è solo per la terra di Sicilia, ma un segnale universale per la Chiesa di oggi. L'astronauta Luca Parmitano e i suoi compagni di equipaggio della Soyuz sono entrati nella Stazione Spaziale Internazionale. A luglio il pilota sperimentatore dell'aeronautica militare originario di Paternò diventerà il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video continua a seguirci su www.blogsicilia.it.